Pizzo e usura sono due piaghe che attanagliano la Calabria e il Vibonese, sulle quali fa conto la criminalità organizzata per tenere soggiogato un territorio, imponendo il proprio potere e per bloccare lo sviluppo economico. Se ne è parlato a Soriano Calabro grazie all'iniziativa La Libertà Non Ha Pizzo, organizzata da Libera e dalla Fondazione Nazionale Antiusura, alla quale hanno partecipato forze dell'ordine, amministratori, magistrati, funzionari dello Stato e anche imprenditori. La nostra presenza qui a Soriano non è casuale. Noi abbiamo la necessità di accendere i riflettori su questa zona delle Preserre, che è condizionata fortemente dalla presenza della criminalità organizzata, una presenza della criminalità organizzata che condiziona la vita economica, sociale e anche politica di questo territorio. Non a caso Soriano è la seconda volta che viene sciolta per infiltrazioni mafiose. Siamo qui per accendere anche i riflettori sui punti di forza di questo territorio, le sue bellezze, la sua tradizione, la sua storia. Siamo qui per non lasciare soli gli operatori economici che operano in questo territorio, per dimostrare che lo Stato c'è, è forte, ma anche per dimostrare che c'è una società civile che è pronta ad accompagnare e sostenere quegli imprenditori e quegli operatori economici che scelgono di fare la propria parte attraverso il percorso difficile della denuncia. Paolo Borsellino diceva: parlate di mafia, parlatene sempre, parlatene dovunque, purché ne parliate. E noi dobbiamo parlarne, certo. Poi un tema come quello del racket e dell'usura bisogna sicuramente parlarne, ma bisogna parlarne con i diretti interessati. Spesso ai nostri incontri i diretti interessati non ci sono, io mi riferisco agli uomini di 'ndrangheta, agli estorsori, agli usurai. Noi dobbiamo poter dire a loro chiaramente che ci sono strumenti legislativi che oggi vanno incontro alle loro vittime, per cui questa loro attività malavitosa prima o poi cesserà, perché lo Stato, magari con lentezza, ma lo Stato arriva. Così come vorremmo dire a tutte le vittime, a quelli che pagano, a quelli che subiscono questa arroganza criminale, vorremmo dire con molta chiarezza che finché pagano anche soltanto un centesimo non sono liberi. Ci sono degli strumenti legislativi, certo non è facile la denuncia, non è facile tutto il percorso, però ne va della nostra libertà.